Oggi per le comunità di Colli al Metauro e Terre Roveresche è lutto cittadino. Una giornata triste segnata dal dolore, ma soprattutto di silenzio e preghiera. Nella chiesa di Santa Croce a Calcinelli si sono svolti nel pomeriggio di oggi i funerali di Davide Zandri, 44 anni, e del piccolo Fabio, di nemmeno 8, padre e figlio, che hanno perso la vita nella tragedia in mare sabato mattina scorso a Gimarra di Fano. La chiesa non è riuscita a contenere le tante persone intervenute alle esequie, officiate dal parroco Don Matteo Pucci, anche lui stesso commosso. Il cuore vicino di Fabio, che la sua vita ora saltella, gioisce, ora qui, veramente, è una cavalletta, un serpiatto, non so quale immagine che ti piace di più, ma lui ora, con tutta la sua vitalità, è lassù che salta, e quello c'è il papà, che come viene detto ieri, lo abbraccia, lo custodisce, gli affetta. Don Matteo ha poi letto il messaggio scritto dal vescovo di Fano, Armando Trasarti. Occorre oggi frequentare il silenzio, diventare pensosi, passare dall'emozione alla riflessione e dalla riflessione alla meditazione, dalla meditazione per chi riesce alla preghiera, per capire se è possibile quel tempo accettare il mistero della sofferenza non spiegabile, ma solo il Dio ferito, crocifisso, attraverso la nostra fede ferita, potrà guarire il nostro cuore ferito. Due comuni, quelli di Terre Roveresche, dove Davide, operaio metalmeccanico della Profilglas, era originario della frazione di Rupoli, e di Colli al Metauro, comune di residenza della famiglia, che hanno esposto le bandiere a mezz'asta e disposto l'annullamento di ogni manifestazione pubblica. Insomma, tutta la comunità e la parrocchia si è stretta attorno al dolore di questa famiglia, presenti ai funerali anche le istituzioni militari e quelle civili, tra queste anche la provincia. Oggi piange un'intera provincia e mi ha fatto piacere che sia il presidente della provincia di Rimini, di Ancona, di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, mi abbiano risposto: noi piangiamo con voi. Tanti anche i messaggi lasciati sui social. Cara Stefania, ci stringiamo a te in questo momento di grande dolore. Ricorderemo sempre il sorriso e l'allegria di tuo marito e del tuo bimbo. E la nostra vicinanza e il nostro sostegno ci sarà sempre. Fatti forza per i tuoi ragazzi. A fine della celebrazione, gli amici di Davide lo hanno voluto ricordare. Ora da lassù, insieme al tuo angioletto Fabio, ti chiediamo un ultimo favore. Sorveglia e proteggi la tua famiglia. A te Stefania, consapevoli di non poter cancellare l'assente e il dolore, ci impegneremo ad essere presenti nei giorni futuri per sostenerti, incoraggiarti e darti la forza nella quotidianità. Presenti alla funzione anche gli alunni e le maestre della scuola che Fabio frequentava. Indimenticabile l'abbraccio di fine scuola con i tuoi amichetti, che ora rimediamo tutti insieme più caloroso che mai. Ora siediti ai bordi dell'aurora, perché si leverà il sole. Abbracciamo te e il tuo papà. Ora, Fabio, sarai sempre nei nostri cuori, la tua classe. Intanto, online, prosegue la raccolta fondi sul sito GoFundMe per aiutare la famiglia di Davide, al fine di dare una mano alla moglie Stefania e ai suoi due figli. Quello che è stato fatto per la famiglia di Davide, del piccolo Fabio, è veramente incredibile e riempie d'affetto questo nostro cuore che da sabato mattina è bucato. Mi piace pensare che tutto questo sia partito da Fabio e da Davide e dal suo essere buono come un pezzo di pane. Chi ha conosciuto Davide sa di cosa parlo. Un abbraccio, un saluto e un ringraziamento a tutti. Alla fine della celebrazione, gli amici di Davide e i compagni di Fabio hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi.